continuiamo a questa giornata del Wire Next Fest, questa prima giornata digitale del nostro festival, parlando ancora di coronavirus, perché ovviamente è un tema di attualità e di emergenza nazionale. Lo facciamo perché sostanzialmente ieri sono state aperte le frontiere regionali e quindi si è tornati alla libera circolazione sul territorio nazionale e si è inaugurata quella che può essere chiamata una sorta di fase 3. Peccato che l'incertezza sia ancora parecchio, parecchio grande. Ma oltre all'incertezza ci sono anche tante polemiche di cui sicuramente sa qualcosa l'ospite che abbiamo deciso di invitare qui al Wire Next Fest dedicato alle tecnologie per la salute. L'ospite in questione è Nino Cartabellotta e Nino Cartabellotta è presidente della Fondazione Gimbe. Buongiorno Cartabellotta e grazie per aver accettato l'invito al Wire Next Fest. La Fondazione Gimbe è un ente senza fine di lucro che monitora solitamente quello che è lo stato di salute del sistema sanitario nazionale, ma nelle ultime settimane, proprio durante l'emergenza coronavirus, ha anche cercato di verificare e collezionare, analizzare quelli che sono i dati in maniera indipendente, i dati sull'epidemia stessa. E io proprio da questo vorrei partire, Cartabellotta, visto che avete pubblicato proprio questa mattina i nuovi dati, l'aggiornamento settimanale sui dati dell'epidemia in Italia. Ieri sera in conferenza stampa il presidente del Consiglio Conte, Giuseppe Conte, ha detto che i dati sono incoraggianti e quindi siamo pronti a ripartire. Qual è la sua opinione? Questi dati sono davvero incoraggianti? Ma se noi guardiamo quello che è l'impatto sugli ospedali e sulle terapie intensive, i dati sono estremamente incoraggianti. Entrambi le curve documentano che ormai siamo praticamente nella fase finale discendente, perché per l'ennesima settimana, credo sia la sesta consecutiva, i pazienti ricoverati con sintomi hanno avuto un'ulteriore riduzione di quasi il 25-26%, che più o meno diciamo è un trend che si mantiene da 4-5 settimane, e quelli in terapia intensiva di un ulteriore 30%. A ieri sera, ecco, per riportare i numeri assoluti, nell'ultima settimana abbiamo perso, diciamo nel senso buono del termine, quasi 2.000 pazienti ricoverati con sintomi e 152 in terapia intensiva. Quindi se noi andiamo a fotografare quello che è lo status di sovraccarico degli ospedali e della terapia intensiva, siamo sicuramente in una fase dell'epidemia che non desta particolari preoccupazioni. Attenzione però a non fare coincidere questa situazione di miglioramento dello status clinico dei pazienti con quello che è una minore gravità della Covid-19. Come già il professor Mantovani ha ribadito, non ci sono evidenze scientifiche su mutazioni del virus che lo avrebbero, tra virgolette, reso più buono. Non conosciamo ancora e non ci sono consolidati dati su questioni abbastanza tecniche, quali per esempio la carica virale dei soggetti infettanti. Quello che è certo è che noi oggi veniamo da una fase di lockdown molto lunga e di fatto i dati riflettono prevalentemente questo, cioè che noi essendo stati capaci di ridurre i contagi e di gestire ovviamente anche a livello ospedaliero in maniera egregia, soprattutto regioni come la Lombardia che hanno avuto grosso sovraccarico di pazienti, adesso diciamo questa punta dell'iceberg, chiamiamola così, diciamo ormai è quasi alla fine. Questo però, non significa che il virus è scomparso, non significa che il virus è diventato più buono e che ci vuole una sinergia di azioni per evitare quello che tutti temono, ovvero sia la seconda ondata. E questa sinergia dipende da tre variabili. La prima sono faccende che riguardano il coronavirus, ovvero sia noi non sappiamo, come tutti auspicano, che ci sia un rabbonimento legato al caldo, legato al fatto che saremo di più fuori. La seconda, diciamo, determinante sono i comportamenti individuali, quindi il distanziamento sociale e dove non è possibile mantenerlo al chiuso le mascherine, ma il terzo sono le strategie che ciascuna regione mette in atto per quella famosa strategia delle 3T che, ricordo a tutti, significa testing, cioè fare tamponi in maniera massiccia a una parte importante della popolazione, tracing, quindi tracciatura dei contatti dei soggetti positivi, e treating, che significa trattare, in particolare con l'isolamento domiciliare. Siccome in questo momento noi abbiamo regioni che vanno un po' in ordine sparso, alcune hanno introdotto i test sierologici come strumento di screening per poi fare tamponi,
altre, penso alla Valle d'Aosta, hanno un elevatissimo numero di tamponi di tracciamento, mentre ci sono altre regioni che hanno invece percentuali molto basse. Quindi c'è un atteggiamento sanitario differente. Se si abbassa la guardia sotto, diciamo, la spinta di una sorta di facile ottimismo, il rischio è che delle tre determinanti, due su tre non le governiamo più in alcune regioni, e questo inevitabilmente aumenta il rischio della seconda ondata. E oltretutto, come Gimbe, voi pubblicate questi dati che riguardano anche le differenze tra regioni. Magari possiamo vedere nel primo grafico quelle che sono, diciamo, le situazioni che riguardano tutta l'Italia. Ci spiega un attimo quello che vediamo? Ecco, questo è il grafico storico che noi, diciamo, pubblichiamo ormai da più di un mese e mezzo nel nostro sito ufficiale dedicato al coronavirus, che si trova all'indirizzo coronavirus.gimbe.org. Ecco, noi qua abbiamo sostanzialmente riprodotto con il sistema degli assi cartesiani due parametri. Nell'asse delle ascisse, quella orizzontale, noi leggiamo la prevalenza, che è data dal numero di casi per 100.000 abitanti. Ecco, per i non addetti ai lavori la potremmo definire la densità del contagio presente all'interno di quella regione, dove vediamo che se leggiamo in senso orizzontale ci sono regioni che hanno una prevalenza molto bassa, ma ce ne sono regioni come la Valle d'Aosta o la Lombardia che hanno una prevalenza molto elevata. Nell'asse verticale, invece quello delle ordinate, misuriamo quella che è la velocità del contagio, ovvero sia l'incremento percentuale dei casi nell'ultima settimana. Vedete che è riportato nella settimana 27 maggio 3 giugno. I due assi sono posizionati in corrispondenza della media nazionale e si vede che ci sono due regioni che hanno al tempo stesso, accanto a una incidenza, una prevalenza molto elevata, anche una velocità di incremento percentuale sostenuto. Ce ne sono altre dove il contagio, ecco, questa è l'area gialla, si è raffreddato, ma è evidente che la prevalenza elevata, la provincia di Trento, in Emilia Romagna, in Valle d'Aosta, non può diminuire per definizione. Quindi questi avranno tutti praticamente una prevalenza sempre superiore alla media regionale. Non c'è nessuno nel quadrante arancione che indica regioni a prevalenza bassa ma ad elevato incremento percentuale, perché ormai il contagio è, diciamo, addomesticato nella maggior parte delle regioni d'Italia, e in quel quadrante verde, seppur in posizioni diverse, troviamo le regioni, tra virgolette, più tranquille, con Campania e Lazio che sono un po' al limite, diciamo, della media nazionale. Questo, diciamo, è una fotografia che permette, guardando soltanto due parametri, offrire anche, diciamo, al lettore medio, a chi non è particolarmente confidente con i numeri, un quadro abbastanza, diciamo, oggettivo, senza parlare, ecco, di zone rosse piuttosto che di zone arancioni, che, voglio dire, quelle sono terminologie più di tipo politico o che riguardano le decisioni tra Stato e Regione. Ecco, questo distribuisce un po' le regioni secondo questi due parametri. Quindi in sostanza le regioni un po' da tenere d'occhio, guardando il grafico, sono per ora la Liguria e la Lombardia, che ovviamente resta la regione più colpita e quella che deve essere assolutamente tenuta d'occhio maggiormente. Ma per farlo ci vogliono dei dati. Lo sottolineava anche Alberto Mantovani prima di lei, dobbiamo sapere quello che sta succedendo. Lei è entrato un po' in polemica con la Regione Lombardia, appunto, proprio sui dati, perché li ha accusati di gaming, che non significa, insomma, falsificazione dei dati, ma semplicemente il fatto di mostrarli in maniera un po' più ottimista di quanto effettivamente possano essere. Ci sono effettivamente alcune regioni che pubblicano i dati in maniera aperta e si possono fare analisi molto molto semplici su questi stessi dati, mi viene in mente l'Emilia-Romagna. La Lombardia invece non lo fa. Per quanto riguarda la gestione dell'epidemia in Italia, abbiamo un problema di trasparenza dei dati? Ma in generale quello che possiamo anche togliere la slide, così teniamo, diciamo, lo schermo a viso intero. In generale quello che è la nostra considerazione generale su quella che è la gestione dell'epidemia, della pandemia dal punto di vista della data collection and management, è che non siamo riusciti a costruire una adeguata struttura informativa per raccogliere, trasmettere e sintetizzare i dati. Per cui tutti i ricercatori, sia quelli, diciamo, pubblici sia quelli indipendenti, fanno, come sottolineava anche il professor Mantovani, molta fatica a recuperare i dati, perché questi, diciamo, viaggiano in una sorta, diciamo, di interstizio tra quella che è la politica, la comunicazione pubblica, la scienza,
ma di fatto noi in Italia non abbiamo un'unica piattaforma open, aperta di dati su tutto quello che è successo sul Covid. Quindi è inevitabile che avendo 21 sistemi sanitari regionali, ognuno dei quali ha il suo sistema informativo da cui estrae un set di dati che poi vengono inviati alla Protezione Civile, all'Istituto Superiore di Sanità, nella gestione complessiva questo crea una serie di problematiche, ritardi di trasmissione, comportamenti che possono essere più o meno opportunistici in relazione, voglio dire, anche a decisioni di tipo politiche. La nostra nei confronti della Lombardia non è stata un'accusa, perché di là poi le scuse personali, voglio dire, rispetto a quello che è stato un po' il termine utilizzato, forse anche male interpretato e male pronunciato dal sottoscritto, cioè il concetto generale è che se noi troviamo con osservatori indipendenti della sanità italiana alcune situazioni, diciamo, critiche, le portiamo all'attenzione con varie modalità. La famosa questione dei soggetti dimessi guariti noi l'avevamo già rilevata dai primi di aprile, dico, non è il momento ovviamente di riaccendere le polemiche, però è evidente che se io comunico alla Protezione Civile un soggetto che è dimesso dall'ospedale di cui non conosco lo status di guarigione e dal punto di vista epidemiologico corrisponde a un caso attivo, quindi che può ancora infettare, che deve essere posto in isolamento domiciliare, il quadro epidemiologico nazionale nel momento in cui finisce nella famosa casellina verde dei guariti viene a essere falsato, diciamo, in senso ottimistico. Questo è il concetto di gaming, cioè non ci sono falsificazioni dei dati, non necessariamente c'è dolo, però il quadro appare più roseo di quello che è in realtà. Ecco, questo è in estrema sintesi per chiarire un po' questo aspetto che è opportuno ormai, voglio dire, abbandonare, anche perché ne abbiamo parlato sin troppo. Parlava di incertezza anche perché il sistema non è un sistema centralizzato, quindi si basa sul fatto che le regioni stesse debbano segnalare e segnalano in maniera magari diversa i singoli dati, ma oltretutto c'è anche un'ulteriore forma di incertezza, nel senso che i dati che arrivano e che vengono comunicati dalla Protezione Civile non fotografano una situazione attuale, fotografano una situazione che ha un ritardo e che quindi non è quella dell'epidemia in quel dato momento. Abbiamo quindi diversi livelli di incertezza. Siamo in grado quindi di prendere decisioni consapevoli in funzione di ciò che abbiamo effettivamente in mano? Ma guardi, questo purtroppo è uno dei problemi che noi abbiamo da sempre sollevato sin dall'inizio dell'epidemia, ma che non riguarda solo l'Italia ma altri paesi. John Ioannidis, che dirige il centro di Stanford proprio sulla Meta Research, Meta Epidemiology, che è un mio carissimo amico, agli inizi di marzo ha pubblicato un editoriale di fuoco dicendo si stanno prendendo decisioni politiche senza conoscere i dati, e purtroppo la situazione persiste. Vi faccio un esempio molto concreto. Le riaperture del 3 che hanno determinato ovviamente il via libera ai confini interregionali, ma soprattutto anche la riapertura delle frontiere per i paesi dell'area Schengen e del Regno Unito, sono basate di fatto sul report dell'Istituto Superiore di Sanità pubblicato con dati al 26 maggio, dove per esempio il valore di RT è calcolato al 10 maggio, praticamente 6 giorni dopo gli allentamenti del lockdown del 4. Perché l'Istituto ribadisce che il consolidamento dei dati richiede un paio di settimane e gli altri indicatori, anche gli incrementi percentuali piuttosto che i dati che riguardano i possibili focolai, riguardano il periodo 11-24 maggio. Che cosa significa questo in buona sostanza? Che esiste quello che in epidemiologia si chiama lag time, in italiano potremmo tradurlo una finestra temporale, che rispetto a quello che succede oggi, noi i dati li vediamo almeno 2, ma forse in alcune situazioni anche 3 settimane. Anche 3 settimane dopo. Per cui se noi oggi vogliamo valutare qual è l'impatto sulla curva dei contagi delle riaperture di fatto che hanno reso un po' liberi tutti del 18 maggio, noi questo possiamo cominciare a vederlo a partire dalla giornata di ieri, di oggi, e non finiremo prima di 2-3 settimane. Le riaperture del 3 giugno saranno visibili a partire dalla terza, quarta settimana di giugno. Se non entriamo nell'ottica, anche per quell'alleanza di cui parlava poco fa Federico, che saluto, tra scienza e politica, dove la scienza deve comunicare adeguatamente alla politica questo messaggio che il dato fotografato ha 2-3 settimane di ritardo e le decisioni politiche devono essere coerenti con questo lag time, noi rischiamo di dare ai cittadini anche delle sensazioni di falsa sicurezza, perché la fotografia che noi oggi abbiamo è quella che riguarda, ripeto, la settimana che va, il periodo che va dall'11 al 24 maggio. Un periodo dove ancora noi non vediamo esattamente quelle che sono le conseguenze delle riaperture del 18, o quantomeno lo vediamo soltanto in minima parte. Quindi lo scopriremo solamente nei prossimi giorni come effettivamente è evoluta l'epidemia da quella precisa data. Lei quindi non avrebbe riaperto?
No, io avrei riaperto, però la cosa importante è che, visto che la decisione politica e i dati sanitari sono soltanto una delle componenti che informano la decisione politica, a una riapertura con un certo livello di rischio devono seguire delle azioni proporzionali per quello che è il contenimento di questo rischio. Cosa intendo dire? Se noi facciamo coincidere le riaperture, sapendo che ci sono in particolare alcune regioni con particolari problemi rispetto a quella che è la densità e la velocità del contagio, se riapriamo le frontiere senza conoscere nulla su quello che è la situazione del contagio negli altri paesi, solo perché dobbiamo ovviamente portare turisti in Italia, perché questa è una leva importante della nostra economia, io credo che ci vogliono delle azioni da un punto di vista sanitario o congrue e omogenee e ovviamente assolutamente allineate con questo livello di rischio, ma soprattutto si deve mantenere alta l'attenzione della popolazione. Invece la scorsa settimana, anche a seguito diciamo di affermazioni un po' avventurose da parte di qualche scienziato, diciamo si è un po' diffusa l'idea del liberi tutti, il virus non esiste più, le terapie intensive si sono svuotate, un aspetto che in questo momento noi non ci possiamo assolutamente permettere, perché il virus non è scomparso e noi dobbiamo gestire la fase 2 in maniera molto rigorosa, con comportamenti individuali responsabili, ma anche integrati con quelle che sono strategie regionali di adeguato tracciamento dei casi. Altrimenti si può, ecco, e lo dico in maniera, devo dire, un po' provocatoria, smettiamola di fare tamponi, monitoriamo soltanto il dato delle terapie intensive e che Dio ce la mandi buona. Una speranza, insomma, che ci auguriamo di su cui non dover riporre, diciamo, i nostri sforzi. Sarebbe assolutamente poco scientifico e poco etico e politicamente inaccettabile dal punto di vista delle responsabilità delle istituzioni. Sì, anche perché la questione delle responsabilità è bella, bella importante, nel senso che l'ha accennato prima per quanto riguardava i diversi sistemi regionali che fanno capo a un sistema nazionale. In questo caso, diciamo, nel caos più totale c'è il rischio che un sistema federale sanitario provochi una sorta di rimpallo di responsabilità e di poca accettazione del rischio e delle decisioni che effettivamente sono state prese. Vede questo come un problema del titolo quinto sostanzialmente della Costituzione? Ma il problema noi lo viviamo da sempre, perché in tutti i monitoraggi che la Fondazione Gimbe effettua, quello che si fotografa è un'estrema eterogeneità delle misure di performance regionali, sia che riguardano la mobilità sanitaria, la qualità dei servizi, i ticket, le liste d'attesa, cioè qualunque sia l'argomento sanitario che prendiamo in mano, non c'è un'omogeneità nell'erogazione della qualità dell'assistenza nel Servizio Sanitario Nazionale, perché l'articolo 117 di fatto distribuisce le competenze tra Stato e Regioni. Lo Stato, sotto la funzione del governo, distribuisce le risorse e definisce i livelli essenziali di assistenza, cioè delle prestazioni, e le Regioni poi si occupano della pianificazione e organizzazione dei servizi sanitari. Dove sta il problema? Che lo Stato negli ultimi anni, diciamo, più o meno diciamo, da quando c'è stata la riforma del titolo quinto, ha allentato molto quella che è la capacità di indirizzo e verifica. Cioè lo Stato dovrebbe porsi come un padre che, avendo 21 figli, deve dargli la paghetta, però deve guardare se questa paghetta viene spesa per beni e servizi essenziali oppure viene sprecata. Cioè quello che è tipico del nostro sistema con una ripartizione di competenze Stato e Regioni, non va bene quello che è il dualismo c'è chi vuole la sanità centralista e chi la vuole regionalista. La sanità ha questa ripartizione di competenze, ma ognuno deve fare il suo ruolo. Ci vuole più Stato e più Regioni. Se lo Stato abdica, è evidente che poi le Regioni vanno in ordine sparso e quelle più brave aumentano il gap con quelle che sono, diciamo, hanno sistemi sanitari meno forti. Nell'ambito dell'epidemia, qual è stata, diciamo, la grossa criticità? Il governo poteva applicare l'articolo 120 della Costituzione, perché in occasione di situazioni che mettono a rischio la sicurezza nazionale, quale per esempio una pandemia, poteva decidere di utilizzare i poteri sostitutivi nei confronti delle regioni. Questo non è stato fatto, non è stata usata nemmeno la lettera Q dell'articolo 117, perché nella profilassi internazionale è lo Stato che deve praticamente sostituire le regioni, quindi siamo rimasti in quella situazione di competenze differenziate tra governo e regione, su cui già sappiamo che sono avviati anche dei procedimenti di tipo giudiziario. Cioè quello che è il grosso problema della sanità italiana è che in
alcune situazioni la responsabilità, essendo di entrambi, di Stato e di Regione, poi sui casi specifici di fatto non è di nessuno e quindi poi alla fine paga sempre il cittadino. E questa è una situazione dalla quale quello che ci ha insegnato l'epidemia deve far avviare, e noi su questo saremo molto propositivi, un dibattito politico importante, perché non si può gestire un servizio sanitario nazionale che è regolato da quelli che sono i principi dell'articolo 32 della Costituzione, che definisce l'uguaglianza di tutti i cittadini rispetto al diritto alla tutela della salute, in maniera frammentata, tanto che, come provocatoriamente ho scritto più volte, questo diritto spesso è legato al codice di avviamento postale del paziente. E ci auguriamo assolutamente che l'epidemia da nuovo coronavirus ci insegni almeno qualcosa da questo punto di vista, e quindi il fatto di rivedere un attimo le priorità nel momento di emergenza e tutte le varie, diciamo, necessità che devono essere assolutamente incontrate da un punto di vista nazionale e da un punto di vista regionale. Io ringrazio per il suo contributo Nino Cartabellotta, presidente Grazie della Fondazione Gimbe, per essere stato assolutamente chiarissimo. Torneremo sicuramente a parlare nel corso di questi 2 giorni di nuovo coronavirus, quindi restate con noi.